Per anni l'allenatore del Bologna predicava lo scorso anno gioventù e prezzemolo e per questo venne licenziato. Ci fu poi un cambio al vertice della società e Perani venne riassunto con la promessa di limitare però sia il prezzemolo che i giovani. E così, grazie ai gol di qualche anziano tipo Savoldi e Chiarugi e ad una nuova dieta, il Bologna sta finalmente dando, dopo i tanti patemi degli scorsi anni, qualche grossa soddisfazione ai suoi tifosi, considerati giustamente tra i più affezionati e pazienti d'Italia. Oggi il Bologna, pur privo dell'infortunato Crazy Horse Chiarugi, ha strappato uno 0-0 a Torino contro una formazione zeppa di riserve. I tifosi granata continuano a contestare Radice, ma a questo punto ci pare doveroso spezzare una lancia in suo favore. Come si fa, infatti, non dico a riesumare il glorioso pressing che portò il Torino allo scudetto, ma addirittura ad organizzare qualche decente schema di gioco quando ogni domenica si è costretti, causa gli infortuni, ad inventare la formazione. Oggi nel Torino mancavano Pulici, Zaccarelli, Patrizio Sala, Greco e Mariani. E scusate se poco. Così, dopo 90 minuti giocati in gran parte a centrocampo con i portieri pressoché disoccupati, è finita 0-0. Ma proprio all'ultimo minuto, su tiro di Graziani, il Torino ha rischiato di vincere. Un'ultima notazione: Claudio Sala ha giocato oggi la sua 300ª partita in Serie A.